Eccoci, bentornati su Go Games. Siamo sull'Lies of P e in questo video andrò a spiegarvi velocemente, a spiegarvi, no, a spiegarmi, vabbè, comunque, dettagli, come funziona l'organo P. Molti di voi sono parecchio confusi, per cui andiamo a fare chiarezza. Ci sediamo qui, attiviamo l'organo P e praticamente ogni volta che voi andate a selezionare un'abilità, quindi attivando l'organo P, voi potete andare ad attivare delle abilità come la schivata concatenata, oppure ad aumentare le celle impulso, oppure aumentare l'intervallo di sbilanciamento di un nemico, per cui se normalmente lo sbilanciamento dura, che so, 3 secondi. Con questo ne dura 5, nel dettaglio non so quanto dura in realtà, ma per farvi capire qual è il concetto. Per andare ad attivare queste abilità o questi perk aggiuntivi abbiamo bisogno dei quarzi e i quarzi vanno inseriti proprio all'interno di questi cerchietti, quindi c'è il cerchio più grande che vi indica qual è il potenziamento che state per effettuare e il cerchietto più piccolo che vi va ad indicare quale perk inserire al suo interno. Ovviamente per attivare il cerchio grande, quindi per avere una cella impulso in più, dovremmo andare a riempire tutti e due i cerchietti, per cui necessitiamo di due quarzi. Ogni volta che andiamo a, ve lo faccio vedere da questo che è vuoto, che andiamo a interagire con un potenziamento, clicchiamo e possiamo scegliere uno dei due slot, due in questo caso, tre o quattro, fino alla fase 5. Interagendo con lo slot si andrà ad aprire questo menu e in questo menu ci sono quattro rami di perk aggiuntivi che possiamo aggiungere per ogni potenziamento. Possiamo andare a scegliere un perk per ogni ramo, quindi qui ci vanno due slot, non possiamo andare a mettere due perk d'attacco. Potremmo andare a inserire un perk d'attacco e un perk, che so, sopravvivenza piuttosto che abilità, piuttosto che oggetto. E di conseguenza, in questi da 4 dovremmo inserire per ogni slot un perk attacco, uno sopravvivenza, uno abilità e uno oggetto. Ripeto, non possiamo andare a mettere magari 4 perk abilità nello stesso slot, tra virgolette, quindi nello stesso cerchio che comprende i 4 cerchietti più piccoli. E questa cosa potremmo farla appunto con i quarzi. Ogni quarzo ci andrà a riempire una pallina. In questo caso, vedete, non lo posso fare, mi dice quarzi insufficienti. Si parte dalla fase 1 e una volta che abbiamo completato due potenziamenti, quindi abbiamo usato 4 quarzi, si passerà alla fase 2 e via così discorrendo. Utilizzando altri 4 quarzi si passerà alla fase 3, mentre qui dovremo utilizzare 6 quarzi perché qui le abilità sono completate da 3 cerchietti, quindi altri 3 perk dobbiamo andare a aggiungere, per cui serviranno 3 e 3, 6 quarzi. Stessa cosa per la fase 4, mentre per la fase 5, come già detto, ce ne vorranno 4. Ogni volta che andiamo ad applicare i due perk, l'abilità sarà attiva. Come scegliere i nostri perk? Ovviamente in base al vostro stile di gioco. Io, per esempio, ho messo migliora lo sbilanciamento, migliora l'attacco con attacco fatale, migliora l'attacco con le arti da favola, aumenta la durata dello sbilanciamento. Poi sono andata ad aggiungere aumento il tempo degli effetti delle arti da favola, migliora lo sbilanciamento causato dagli attacchi caricati, perché con la build che sto usando adesso gli attacchi caricati li uso molto, sto utilizzando la chiave inglese veramente tanto tanto forte, migliora l'attacco, riduce il consumo della durevolezza dell'arma e così via. Vedete, aumenta la durata dello sbilanciamento, migliora l'attacco con attacco fatale. Se volete andare ad aggiungere delle fiale per curarvi, queste le potete aggiungere se non sbaglio qui in sopravvivenza. Dalla fase 3 potete fare aumenta le celle a impulso, quindi qui vi va ad aumentare il numero massimo di utilizzi della cella a impulso e si può fare per una, due e tre volte, quindi abbiamo tre
c'è l'impulso in più da andare a mettere, mentre questo vi va comunque ad aggiungere un'altra cella in più, per cui va da sé che se volete più cellule di cura, quindi va da sé che se volete più celle di cura dovete andare ad applicare questi potenziamenti qui, e magari andateci ad applicare appena possibile, quindi dalla terza fase in poi, l'aumento delle celle anche qui. Questo per esempio va a migliorare l'effetto di recupero delle celle impulso, cioè ci vanno a curare di più, però possiamo applicare l'aumento delle celle, cosa che io ho fatto in questa abilità qui. Appunto, sono andata a migliorare sia la quantità di cura ricevuta dalla cella, sia ho aggiunto un'ulteriore cella in più, perché ho messo il perk aumenta le celle a impulso. Se avete dei dubbi, semplicemente sotto c'è la descrizione di tutto. Quando trovate scritto, per esempio, carica legione quando si eliminano i nemici, vuol dire che il braccio legione, quindi quella barra gialla che abbiamo quando utilizziamo il braccio, si va a consumare, e quando eliminiamo i nemici questa si va a ripristinare un pochino, per cui ogni volta che facciamo fuori un nemico la barra legione, quindi la barra dell'utilizzo del braccio meccanico, si andrà a rimpinguare sempre di più. Non vi consiglio di mettere quella, sinceramente. Io sono andata a mettere questa qui, carica automatica legione, cioè piano piano si va a rimpinguare la barra senza necessariamente dover uccidere i nemici. Però ovviamente sono tutte cose a scelta vostra. Questo per esempio migliora l'effetto del caricatore di legione 2, vuol dire che quando noi andiamo ad utilizzare il consumabile che ci va a ripristinare la barra del nostro braccio meccanico, avrà un effetto maggiore, quindi se prima riempiva 20 punti, con questo perk magari ne va a riempire 25, per dire. Stessa cosa per quanto riguarda gli zecchini d'oro, stessa cosa per quanto riguarda i consumabili e gli oggetti da lancio. Se volete portarvi dietro più oggetti da lancio dovete andare a mettere questo perk qui, aumenta il limite massimo degli oggetti da lancio, e ce ne sono due da inserire, c'è questo che è il numero 2 e poi c'è l'altro che è il numero 1, appunto, eccolo qui. Li potete inserire tutte e due. Il numero 2 ovviamente lo andate a sbloccare dalla terza fase in poi, per cui dopo aver utilizzato 8 quarzi e aver avuto accesso appunto alla terza fase. Questo è praticamente tutto, è scritto sotto. Riduce il consumo di energia dagli attacchi caricati. Quando andiamo ad effettuare un attacco caricato, questo consumerà meno energia del solito. Quindi se prima consumava 10, mettendo questo perk ne consuma 8. È sempre un esempio, sono numeri sparati così, nel dettaglio non so quanto va a rimpinguare. Stessa cosa per quanto riguarda l'ergo quando andiamo a sconfiggere un nemico. Se andiamo ad applicare questo perk, i nemici ci daranno più ergo ogni volta che li uccidiamo. Molto molto semplice in realtà l'organo P, non è niente di complicato. Potete anche respeccare sempre dalla statua della misericordia, come andate a respeccare il vostro livello potete respeccare anche l'organo P, qualora non vi piaccia quello che avete fatto, state cambiando build e qualsiasi altra motivazione. Stessa cosa potete fare con il braccio meccanico, sempre alla statua della misericordia potete andare a resettarlo. Molto molto semplice, niente di complicato, niente di così difficile, basta semplicemente leggere, è tutto molto facile. Quindi giovani, io direi che per questo video ci siamo detti tutto, ho spiegato come funziona l'organo P, meglio di così sinceramente non saprei cosa dirvi. Qualora avessi dimenticato qualcosa o qualora voi aveste dei commenti aggiuntivi, degli aiuti aggiuntivi, sezione commenti, scrivete pure lì tutti i consigli che avete, tutti i suggerimenti sono sempre bene accetti. Se non sapete dove si trova la statua della misericordia, sul canale trovate il video, sotto ogni video in descrizione è linkata la playlist delle guide di Lies of P. Dategli un'occhiata e recuperate tutto quello che non avete fatto finora, anche per recuperare i quarzi presenti nel gioco. Detto questo giovani, per questo video è tutto, come al solito grazie mille e alla prossima.